Visito in giornata la Valle de Pineta, al fondo della quale si erge una muraglia imponente, il Circo de Pineta. Salendo un sentiero posso osservare questa cascata, che il colore particolare delle rocce rende piuttosto originale. Al di sopra della cascata si aprono i Llanos de la Larri. Di qui si possono vedere i fianchi scoscesi del Monte Perdido. Attraversando strette gole mi sposto ora a Benasque, capoluogo della valle e importante centro turistico, caratterizzato tra l'altro da un dialetto di transizione tra l'aragonese e il catalano, con influenze occitane. Dal Pla de l'Hospital salgo su un sentiero che mi conduce alla stretta fenditura del Portillon de Benasque. Un ulteriore sentiero, leggermente esposto, consente di salire al Pico de Salvaguarda. La vista è magnifica da tutti i lati, ma è dominata dal massiccio della Maladeta, nel quale spicca il Pico de Aneto, la cima più alta dei Pirenei con i suoi 3.404 metri. Ma svettano anche altre cime importanti, come il Perdighero e il Pic du Maupas.
Partendo ancora dal Pla dell'Hospital, mi dirigo questa volta verso il fondovalle, camminando circondato da paesaggi incantevoli. Raggiungo così il Furau de Aigualiut, dove le acque del torrente si inabissano per ricomparire nella Val d'Aran in Catalogna, 600 metri più in basso. Più avanti percorro il Pla d'Aigualiut, un pianoro di una bellezza sfolgorante, sovrastato dal Pico de Aneto con i suoi ghiacciai. Salendo ancora, ecco il Col de Toro, vicino al quale si adagia un bel lago.